Mambo Italiano, eh, hey, mambo, mambo Italiano, go go go. You mixed up Sicilian all, you Calabrese do the mambo <laughs> like a crazy weather. Hey mambo, don't want a tarantella. eh, hey, mambo, no more mozzarella. Hey mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccala and a mambo. Da nord a sud il dato è uno solo, gli italiani a votare non ci sono andati. Nel primo dei due giorni di consultazioni, ieri, il calo della partecipazione è stato del 15% rispetto alle ultime elezioni. Nei 564 comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ha votato solo il 44% degli aventi diritto. Non scalda il cuore degli elettori neanche la grande corsa al Campidoglio, la partita più importante di tutte: quella che si gioca tra il sindaco uscente Alemanno e gli sfidanti Marino del PD, De Vito del Movimento 5 Stelle e l'outsider Alfio Marchini. Nella capitale, complice il caos Derby, il dato più eclatante rispetto a cinque anni fa, un romano su quattro non è neanche entrato in cabina. Allora, urne vuote. Sembra di capire gli italiani vanno a votare sempre di meno perché? Forse perché aspettano risposte dalla politica che non arrivano e dunque pensano che sia inutile andare a votare. Voglio sentire un parere rapidissimo, però, perché poi andiamo oltre da Sandro Gozzi del PD, da Malan del PDL e da Stucchi della Rega. Secondo voi è il problema con le larghe intese, come dice qualcuno, e quindi che c'è meno voglia di andare a votare per una parte politica, o come penso invece io, che c'è un problema di un senso di inutilità complessiva, cioè io voto, voto e poi non capita mai niente, non cambia mai nulla. C'è un problema della politica che in questi anni, in questo periodo, ancora fatica a dare delle risposte concrete e quindi certamente una politica che non risolve i problemi della gente, una politica che non serve ed è una politica per la quale non si muove alle urne. Questo è un dato profondo di crisi della politica italiana sulle quali dobbiamo assolutamente rispondere okay. facendo... Poi c'è anche un altro aspetto, c'è anche un altro aspetto che eravamo due coalizioni contrapposte, siamo ruzzolati verso le larghe intese dopo esatto. quello che è successo in Parlamento. E quello conta. C'era un movimento che doveva aprire... Mi sentire ap Malani e usare, perché tanto ci torniamo su Sì, un movimento tema. che doveva aprire usare la prescatola per aprire il Parlamento, siamo bloccati da due mesi a parlare di diari, a parlare di 5 Stelle è evidente che con questo spettacolo non c'è molto incentivo ad andare a votare. Ma l'Anne Stucchi, più brevi di Gozzi, per favore. Sì, io credo che c'è difficoltà di... Eh focalizzarsi su quello che è il problema di queste elezioni, cioè scegliere il candidato sindaco migliore per le varie città dove si va a votare e si cerca, mettendola sul piano della politica nazionale, si è disorientati, ma in realtà bisogna votare per chi governerà il tuo comune. Se non vai a votare, decidono gli altri, se decidi degli altri, magari fanno una buona scelta, però se decidi anche tu, poi, poi, puoi lamentarti o essere contento. Stucchi? Salve? Sì. Salve, buongiorno. Due cose al volo. La prima, sicuramente c'è un po' di disorientamento. Diso della diso gente disorientata, scusate. Disorientamento eh, quanto... era la parola. Esatto, disorientamento. Per quanto riguarda eh, diciamo così l'elettorato le scelte che devono essere fatte ma un dato che non deve essere scordato è questo l'altra volta si votò assieme alle elezioni politiche quindi il dato è di essere preso e valutato complessivamente okay. le elezioni politiche fecero da traino al voto amministrativo vabbè lei non, non farebbe dell'allarmismo insomma non le, non le sembra così No, sono preoccupato comunque perché bisogna essere realisti però sicuramente sono tanti componenti da valutare allora prima di salutare i miei altri due ospiti vi faccio vedere un'altra cosa perché, nel frattempo, questo weekend di fuoco, come sono sempre i nostri weekend italiani, ultimamente sono successe una serie di cose. E eh, a Taranto è capitato che è riscoppiato il bubone dell'Ilva e ci sono a rischio la bellezza di 40.000 posti di lavoro. Guardate. Se le urne restano vuote sarà anche perché la politica non trova soluzioni ai problemi del Paese. Il sistema industriale, già colpito dalla crisi, rischia di sgretolarsi ogni giorno di più, a partire da Taranto, dove va in scena un nuovo atto dell'infinito scontro tra la magistratura e l'ILVA. L'intero CDA dell'azienda si è dimesso dopo il sequestro degli impianti considerati dai giudici non essenziali alla produzione. Un sequestro da 8 miliardi di euro, cioè la cifra che l'ILVA avrebbe risparmiato nel tempo non adeguando gli impianti alle norme ambientali. La L'azienda non ci sta e annuncia ricorsi contro il decreto di sequestro. La palla adesso passa al governo, che dovrà scongiurare lo spegnimento degli impianti. Non si esclude il commissariamento dell'azienda. A rischio il lavoro di 11.000 dipendenti più tutti quelli dell'indotto, in totale 40.000 persone. Ma in ballo c'è anche di più. Il blocco della produzione in Puglia avrebbe conseguenze devastanti anche sugli impianti di Genova e Novi Ligure. Un colpo mortale per l'intera siderurgia italiana che travolgerebbe a catena anche il settore della meccanica che dall'acciaio dipende direttamente. Allora Saluto Vladimir Luxuria, eh, benvenuta, personaggio del mondo dello spettacolo, però anche molto impegnata in politica. Si è molto battuta per i diritti civili. Arriveremo anche al fatto che sabato era al funerale di Don Gallo, su cui voglio farle un po' di domande. Però, dato che so che lei è pugliese, cosa ne pensa del tema di Taranto? Eh, C'è un problema enorme: il diritto al lavoro e il diritto alla salute. E quindi non bisogna sacrificare l'uno all'altro. Perché il diritto dei lavoratori di avere il loro lavoro, perché è giusto, perché loro hanno delle famiglie, non può comunque prescindere dal diritto ad avere la salute. Quindi bisogna trovare la quadra. Mi auguro davvero che si possa trovare una soluzione, perché questa è gente che non ha neanche la possibilità di fare delle previsioni sul proprio futuro e quindi questa continua precarietà da parte loro di non sapere se il loro posto di lavoro sicuramente porta. Insomma, grossi disagi in una città diciamo, che prima è stata, secondo me, con l'ILVA penalizzata per quello che riguarda il turismo, per quello che riguarda la qualità del mare, per quello che riguarda... E adesso si trova senza... e adesso si ritrova, dopo tutti questi problemi, adesso anche a rischio dei posti di lavoro all'ILVA. Eh, Mario Secchi, eh, giornalista, è qui in quanto giornalista, non in quanto scelta no, civica. Per no? no, scelta civica e giornalista. Eh, allora, no, la domanda Sono che ha fatto, ha fatto Vladimir, però te la girerei, cioè nel senso: qual è la quadra? Il braccio di ferro tra Ilva e magistratura alla fine produce il blocco totale? Mm. Certo, questo deriva dal fatto che è un paese che non ha saputo decidere, non ha saputo fare le cose per tempo. Però oggi, come si fa? Io trovo abbastanza curioso che eh, un'inchiesta giudiziaria, ovviamente deve andare avanti, eh, rischi di bloccare eh, un intero settore produttivo italiano, cioè la siderurgia. Eh, la domanda è molto semplice: qual è l'alternativa all'Ilva per, per Taranto? Non c'è, non esiste, cioè sono posti di lavoro alternativi per quelle persone? No. Mi fa piacere che si usi la parola diritti, bisognerebbe usare anche quella doveri. Eh, a mio avviso l'azione della magistratura così rischia di essere eh, controproducente. Cioè, cercare la verità va bene, ma eh, cercando la verità bisogna fare anche attenzione a non distruggere un valore più grande che è quello del lavoro e del, del, del futuro di 40.000 persone, 10.000 dipendenti sì, più l'indotto. Si può Vorrei solo sommessamente paese. ricordare che l'ILVA fornisce l'acciaio praticamente per tutto il Paese insieme agli altri impianti. Eh sì. eh, Molti Zanonato l'ha detto, quindi... ha detto se finisce RILVA finisce la siderurgia in Italia. Eh, insomma, eh, vuol dire... me, mi, sem se mi sembra, eh, mi sembra eh, sintomatico di un certo modo di fare in Italia, eh, è un po' una metafora del paese, eh, quello di buttare tutto a mare. Eh, io non, non condivido questo tipo di, di impostazione, ripeto, cercare la verità va bene, ma eh, piallare tutto... Mm. Eh, per, per questo scopo è incredibile, cioè, in noi tagliamo dicono, il futuro. In molti dicono che tutta questa questione è pazzesca, che non si capisce bene come si risolverà, oh, scusa, oggi c'è so, un sono, sempre, sempre con molta eh, diciamo, calma, però realismo. Ma la magistratura dov'era fino a ieri? Negli scorsi venti anni quando... Cioè, perché certo. non è una cosa è che, una che si da muove pazzo. da oggi, no? Eh, Voglio ricordare a chi ci ascolta che oggi vi sarà un incontro al Ministero dove il nuovo ministro dello Sviluppo Economico Zaronato incontrerà Bondi, che è la, era l'amministratore delegato di missionario, e incontrerà anche Nichi Vendola, governatore della regione. Però voglio chiedere una cosa a Gozzi, dato che il grande tema qui è la politica industriale che non c'è, perché se si arriva a questo certo. è perché tutto il resto non è successo. E dato che il suo maestro politico Romano Prodi è stato il gran, quello che voleva fare la politica industriale in Italia, la, voleva fare dell'Italia il grande paese manifatturiero, insomma, ci cioè ha molto creduto in questo. Ne ha parlato lei con Prodi di questa vicenda? Sa no, cosa ne pensi? No, non ho affatto parlato dell'ILVA, ho parlato spesso di politica industriale. È evidente che un paese come il nostro deve ritornare a produrre, deve ritornare a una politica del manufatturiero e deve spingere affinché l'Europa ritorni a pronunciare la parola politica industriale, che non vuol dire. La politica industriale esti anni 70, ma vuol dire fare delle scelte molto precise, italiane ed europee, per favorire la produzione. La questione della siderurgia è una questione molto preoccupante. Io, Finiremo sono... con la nazionalizzazione, cioè diventerà ma, pubblica l'ILVA? Ma io la vedo come estrema razio la nazionalizzazione, credo che prima ci sono tante altre scelte su cui bisogna, bisogna lavorare, ma questo eh, lo sta valutando oggi eh, Zanonato assieme a Orlando, Ministro dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente. Io no. Le, le, gli elementi che loro hanno. Credo che prima di arrivare alla nazionalizzazione ci sono molte altre vie, però c'è un, un punto, cioè il punto è l'illegalità in cui questo Paese in questi anni, in questi decenni ha proceduto su tutto. Perché se sull'ILVA, dal momento in cui erano state emanate le prime norme europee sull'ambiente e sulla produzione siderurgica pulita, che non sono delle cose imposte dall'alto, ma sono delle norme fatte per la salute dei cittadini. Noi avremo oggi una siderurgia italiana pulita come ce l'hanno i francesi, come ce l'hanno i residuali. Come ce l'hanno gli svedesi? La Repubblica ha un'inchiesta che dice che i servizi segreti avevano detto a Palazzo Chigi che i capitali di riva viaggiavano verso l'estero, bisogna mettere i soldi nella allora, bonifica guarda, li mandavano alle banche svizzere. Proprio... Adesso sono dei, dei paragoni che lascio il tempo che trovano, però danno. danno... Noi stiamo uh, stappando le bottiglie di prosecco, non dico champagne perché bisogna consumare italiano per l'uscita della, della procedura europea per, e, e diciamo forse abbiamo 12 miliardi. E... Il ha portato all'estero eh, all la 8 Commissione miliardi. europea. Ha fatto filtrare la notizia che il 29 l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Questo vuol dire che si liberano risorse, tante, perché si parla da un minimo di 8 miliardi a un massimo di 12 miliardi, da investire in questo nostro eh, paese che ne ha tanto eh, bisogno. E tutta la politica italiana, giustamente, a partire dal Presidente del Consiglio Letta, parla di questo. Poi abbiamo una situazione di illegalità generalizzata attorno alla questione <coughs> IVA e scopriamo che i servizi segreti avevamo già detto che erano stati di portata all'estero 8 miliardi, 12 miliardi, eh? 8 miliardi. E questo è il problema dell'Italia. È, è, le... è la situazione generalizzata di illegalità e tolleranza. E qui non c'è destra o sinistra. C'è gente che rispetta Infatti, le regole e gente che mi non rispetta le Faccio sentire malancio la procedura di infrazione Gossi, europea. Però, però io non ho capito cosa vuol dire Gozzi. Scusa Gozzi, la fabbrica deve essere chiusa o aperta? A questo tu Beh. non hai risposto. Dimmi perché non ho capito. Non ho risposto perché non era la domanda, Carlo. Eh no, scusa, perché però dal tuo ragionamento non si capisce. Il problema vero è quello. Deve essere chiusa per la, per la, per la, la domanda. domanda. Adesso è evidente, è evidente che non puoi chiudere dall'oggi al domani. Ho detto che il tuo ragionamento mi convinceva, la magistratura faccia Saccia, il suo lavoro, eh. le la scelte di politica industriale le faccia il governo. E ho detto che il governo valuterà... Cioè aspettiamo la decisione del governo. Io da decidere prima di arrivare alla nazionalizzazione, che non mi convince in generale mai... Valuterei tutte le altre ipotesi. Poi però ci sono anche degli aspetti. Deve continuare a produrre e deve continuare a produrre finalmente, come Clinici ha detto un anno fa, nel rispetto di quelle norme dell'ambiente, caro Secchi, Io che sono, sono fondamentali <ride> e che il nostro, paese, il nostro Paese, nella complessità di tutti, politica e media, ha sempre ignorato. Perché il, il lavoro che noi facciamo in Parlamento, e Stucchi lo sa perché è stato Presidente di quella Commissione, di cercare di introdurre in Italia delle norme dell'ambiente. E valide, che tutelano la, tutela, la salute dei cittadini e permettono di produrre in modo pulito sono regolarmente ignorate. Abbiamo una marea di procedure di infrazione, cioè di processi che l'Europa ci fa in materia di ambiente. C'è qualche parlamentare che si batte di questo nella assoluta disinteresse non solo della politica, ma anche dei media. E quindi voglio dire: Allora, che... facciamo sentiamo un attimo: questo... Malanno e stucchi, su cosa farebbero loro sì, rapidamente? Allora, il popolo delle libertà sosterrà tutte le iniziative del governo e. Chiederà al governo di, comunque di prendere iniziative per salvare i posti di lavoro perché, appunto, non sono solo quelli dell'Ilva di Taranto, non sono solo quelli dell'acciaieria in generale, ma di ciò che dipende dall'industria siderurgica. Per cui abbiamo eh, coinvolta Fiat, è coinvolto praticamente tutto l'apparato produttivo del paese. Non possiamo Chiuso assolutamente acciario. permetterci di perdere questo enorme Quindi patrimonio battere, perché per è una perdita irrecuperabile. Sì. Eh, e tra l'altro guarda caso tutto si sposterebbe in Germania, per cui anche, ci sono anche degli interessi molto precisi su questo. E dico è questo: contento, la politica ha le sue responsabilità, ma se questi magistrati eh, emergesse un domani che stanno sbagliando degli aspetti della loro attività a cominciare da questo sequestro che è pericolosissimo, non pagheranno mai la, responsabilità, la loro responsabilità perché. Eh, la, perché non c'è la volontà, noi l'abbiamo sempre richiesto. Ma purtroppo siamo i soli a richiedere che i magistrati, come richiesto dall'85% dei cittadini in un referendum di ormai 25 anni fa, abbiano la responsabilità civile nel caso che si, che si manifesti una grave colpa. Chiaro, non nel Senta, caso che cui una grave perché vedo che lei è molto largo, Insomma, ci crede, ci crede in quello che può fare questo governo? È... Dobbiamo ma, farlo. Ecco, ma quello che hanno detto Letta e Alfano no? hanno detto che hanno fatto un passo. E qualunque cosa accade alle, alle comunali non cambia niente per il governo certo. Siamo così sicuri? Questa astensione così forte non sarà una bella botta per il governo dell'Argentese secondo lei? Ma guardi, la... non, non, non lo sappiamo Ma Guardi è. Stucchi come muove adesso. Non sappiamo guarda. per chi voterà que que Quelli che vanno a votare che sono quelli che contano Perché chi resta a casa non conta Non sappiamo per chi voteranno E in ogni caso sono cose diverse Sono competizioni comunali Qui abbiamo una enorme responsabilità col governo nazionale di fare le tante cose che servono al paese e con urgenza una di queste è la politica industriale ma ce ne sono tante altre le tasse, i contribuenti che sono vessati ma spesso probabilmente spesso proprio quelli onesti sono vessati in modo particolare e così via abbiamo tante cose da fare che non possiamo assolutamente farci distrarre dai risultati Stucchi, che mi auguro perché, comunque positivi perché muove la testa è d'accordo con me ci saranno dei contraccolpi? No. Penso di sì anche perché si è assistito a un caso strano in queste amministrative, soprattutto nelle realtà medio piccole, cioè la corsa a nascondere i propri simboli di appartenenza, i simboli dei partiti quasi fosse un problema esporre l'appartenenza politica, perché magari il cittadino giudicava in modo negativo le scelte fatte a livello centrale. Queste sono cose su cui riflettere anche in prospettiva per quanto riguarda la, il percorso che il governo deve compiere. I partiti buona... sanno che devono essere credibili e quindi si nascondono dietro le liste civiche eh, e quant'altro. Sì. Esatto, e tra l'altro con diciamo così, dei mix di appartenenza politica per quanto riguarda queste liste civiche che fanno riferimento spesso a entrambe le aree messe assieme in modo un po' artificioso però si tratta di realtà medio-piccole comunque questo non contribuisce a fare chiarezza nella testa del cittadino che deve assumere poi una decisione circa il futuro del proprio comune, della propria allora, città Allora, voglio farvi ancora Sulla un passo Sulla questione Ilva sì. Se posso. Prego. È una situazione sicuramente drammatica che riguarda tutto il Paese, non riguarda solamente Taranto e la Puglia. Ha ragione Gozzi quando dice che troppe grida manzoniane sono state approvate, o meglio, erano leggi a tutti gli effetti, ma sono state considerate come delle leggi in più, in, ad abbondanza, che erano state approvate ma poi non dovevano essere messe in pratica per troppo tempo. Noi siamo arrivati a una situazione in cui necessariamente bisogna fare due cose. Il primo è sostanzialmente rispettare le norme per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini e contestualmente Tutelare i lavoratori. E la seconda, è un aspetto che però è sullo stesso piede di parità: tutelare il lavoro di tutti. Cioè, non è giusto che siano i lavoratori a pagare alla fine le scelte certo, sbagliate è di chi il ha punto. condotto l'azienda e se è stato sequestrato un tesoro, non un tesoretto così rilevante quei soldi giusti se si accetta la responsabilità che vengono utilizzati per fare le bonifiche e per permettere a questi impianti di tor poter tornare ad essere produttivi nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, e questo è quello che un governo serio deve fare, assieme a assecondare, o meglio, accompagnare un'indagine della magistratura senza frapporre ostacoli perché l'accertamento delle responsabilità è fondamentale quelle di oggi e quelle di alcuni anni fa Allora è arrivata un'agenzia, Guglielmo Epifani, segretario del PD dice il governo intervenga subito sul settore siderurgico la questione dell'industria dell'acciaieria in Italia è forse oggi la crisi industriale più profonda insomma naturalmente l'urgenza c'è vi sì. daremo notizie su quello che capiterà Posso solo e... aggiungere Prego, che rispetto Syria. a chi... Diciamo, la fa facile, nel senso teniamola aperta c'è un dato importante che insomma, hanno sottovalutato anche governi molto molto recenti, che è l'incidenza cioè, dei tumori in quella zona. Io mi ricordo le donne dei quartieri vicino all'Ilva che mi facevano vedere i panni che stendevano fuori, che li ritiravano, che sembravano. Color ruggine, quindi la roba che si depositava sulle lenzuola. Io credo che era la stessa roba che poi respirava la gente che viveva lì. Quindi, io mi auguro e sono sicura che lo faranno la decisione del governo insieme al Presidente della Regione, terranno conto comunque del fattore salute, che è molto importante perché se uno lavora e mantiene la famiglia, però ha i figli. Che si ammalano di malattie derivanti certo, dal ma è una scelta che non, non ci deve essere, non c'è poco da dire. Siano cioè, così ho lavoro, ho man mano, una roba che non può capitare in un paese civile, alle soglie del terzo millennio. Eh, volevo dirvi una cosa a proposito di. per fare un po' un ragionamento più largo e mettere dentro anche quello che è successo sabato a Genova. Eh, questa cosa dell'ILVA naturalmente si iscrive nella follia italiana in cui lo diceva bene Sandro Gozzi, secondo me mentre noi raccontiamo che gente che non arriva alla fine del mese, gente che si suicida perché non ha lavoro, scopriamo che una sola famiglia mette da parte 8 miliardi di euro. Bah. Una roba. Insomma, vabbè comunque eh, sappiamo, cioè, ci sono, è un, teso, è un tesorone che da qualche parte c'è. E, e quindi l'Italia si vive sempre di più fra chi ha e chi non ha, eh, e gli emarginati e gli esclusi diventano sempre di più. Eh, sabato a Genova c'è stato il funerale di un personaggio importante per l'Italia degli ultimi, direi, che è stato Don Gallo. Eh, Don Gallo e il funerale lo raccontava molto bene la sua. Il suo impegno, nel senso che era un funerale in cui c'era un po' di tutto, c'erano i VIP, ma c'erano anche eh, le prostitute, c'erano i Camalli, c'erano i Barboni, era un, un, un funerale eh, fatto con una varia umanità in cui c'è stato un momento molto duro, perché dopo le parole di Don Ciotti, che sono state parole molto belle che adesso ascolteremo, ha parlato il cardinal Bagnasco ed è stato duramente contestato dai presenti. Padimi Luxuria c'era in quella chiesa, noi vediamo prima insieme un pezzetto del filmato e poi le chiediamo di raccontarci. Andrea è stato un sacerdote, un prete, che ha dato un nome a chi non lo aveva, o se lo era visto negare da qualcuno. Forse abbiamo chiesto al Signore che guardasse Genova con i suoi problemi, la sua gente. parlava era Lilli, la segretaria storica di Don Gallo, che è stata vicino per più di 30 anni che è riuscita unica fra tutti a riportare un po' l'ordine nella chiesa. Eh, lei c'è cioè, la prima domanda che le farei è eh, quei fischi lei li condivide? Allora eh, Don Gallo ha voluto che a celebrare il suo funerale fosse Bagnasco quindi non c'era nessuna intenzione di contestare il cardinale Bagnasco. Se Fosse stata questa l'intenzione, credo che dalle prime parole di Bagnasco sarebbero partite le contestazioni, cosa che non c'è stata. C'è stato un passo invece in particolare che è stato contestato, cioè quando Bagnasco ha detto che ehm, Don Gallo Siri, no? era stato accolto mm. da Siri, il cardinale della Chiesa del Carmine, quando insomma, si sa che in realtà Don Gallo fu allontanato da quella chiesa e ci è ritornato purtroppo non da vivo ma dentro una barra. Quel momento c'è stato un momento di contestazione, io non ho partecipato alla contestazione perché mi trovavo in una chiesa e sono una persona rispettosa, però posso capire la rabbia insomma, di persone che hanno vissuto quel momento. Credo che solo quel passo lì Bagnasco se lo sarebbe potuto risparmiare, secondo me, perché... Insomma è chiaro che anche chi si era ripromesso di non contestare in quel momento ha avuto le persone. Naturalmente polemiche sono state anche sui giornali. Ieri Libero diceva la Chiesa è trasformata in un centro sociale, questa era la critica che faceva Libero al tipo di gente e di atteggiamento che c'era davanti a quella bara. Eh, in realtà eh, come Vladimir Luxuria ha detto, adesso vi farò sentire un pezzetto del suo discorso in chiesa. Eh, Don Gallo ha avuto la, la capacità di aprire la Chiesa a tutti. È una cosa molto importante in un paese come il nostro perché se cominci a dire che eh, i divorziati non possono entrare in Chiesa, i gay non possono entrare in Chiesa e, e pian piano but, mandi via la gente, poi la Chiesa diventa una Chiesa invece che inclusiva, una Chiesa che rifiuta e che rigetta. Vediamo un attimo il pezzetto che riguarda Luxuria. Don Gallo, siamo venuti qui a dirti grazie, grazie di averci aperto le porte della tua Chiesa, grazie di averci aperto le porte del tuo cuore, grazie di averci dimostrato che una Chiesa comprensiva, inclusiva, che non caccia via nessuno, è possibile. Grazie di averci accarezzato, grazie di averci stretto la mano. Grazie di averci fatto sentire tutte, noi creature transgender, figlie di Dio, volute da Dio e amate da Dio. Io mi auguro che tanti... Noi ci auguriamo che in tanti seguano il tuo esempio. E ci auguriamo anche che qualcuno ti chieda scusa, Torghanno. Lei ha preso la comunione, ho visto. Io ho letto che lei era diventata buddista. Sì, allora io a 17 anni quando ho confessato nella parrocchia che frequentavo che intendevo cambiare la mia esteriorità perché sentivo di avere un'interiorità diversa rispetto al mio sesso anagrafico, mi hanno fatto capire che se io volevo continuare a frequentare la mia parrocchia avrei dovuto rinunciare a diventare poi quello che sono diventata. Per me era così importante che davvero con dolore ho rinunciato a, a frequentare la parrocchia dalla quale venivo. Dopodiché, per anni sono stata orfana di, di religione, orfana della voglia di soddisfare la mia spiritualità, fino a quando ho trovato una religione che, che mi ha accettata, che mi ha voluta, che era il buddismo. Quindi ho praticato il buddismo per tanti anni. Poi ho conosciuto nel 98 Don Gallo, spesso con lui mi sono ritrovato a parlare anche di questo, lui invece mi diceva: Ma no, tu non devi rinunciare alla. alla tu, tu sei qui con noi. E oggi diciamo che questi insegnamenti di Don Gallo mi pongono tantissimi, tantissimi interrogativi. Nel momento in cui ho visto avvicinarsi il cardinale Bagnasco, ho sentito, ho sentito, ho proprio sentito il desiderio di farmi la comunione, di condividere in quel momento la mensa insieme a Don Gallo. Me la sono sentita e io devo fare le cose che mi sento di fare, indipendentemente dalle critiche, indipendentemente. Lo, me la sono sentita di fare e oggi mi dico ho fatto bene a farlo. Mario Sechi, mh, voglio un commento su, anche sulle parole di Luxuria. Luxuria ha detto in quella, in quella chiesa: se l'unico che ci ha fatto sentire figli di, figli di Dio, noi transgender, voluti da Dio, Beh. la chiesa dovrebbe farlo questo? O invece deve mettere dei paletti e dire chi va Beh, bene sai. e chi non va bene? La chiesa ha dei dogmi, <ride> eh, eh, o credi o non credi? no? Da eh, me non mi è piaciuta la contestazione, Don Gallo l'avrebbe disapprovata sicuramente eh, e poi probabilmente proprio perché sei in chiesa, almeno là ti dovresti ricordare il Vangelo, no? che senza peccato scagli la prima pietra, non era il luogo giusto per fare quel tipo di, di manifestazione, diciamo, anche per rispetto degli altri e così via. Don Gallo era un prete particolare. Eh, chi è stato a Genova, io ho lavorato un po' d'anni a Genova, sa che era, era molto, molto amato, aveva anche delle posizioni politiche eh, che non ha mai temuto di esprimere, eh, assolutamente rispettabili. Eh diciamo che lui eh, era un prete che mischiava tutto no? era tipico di Don Gallo mischiare cielo la e terra si diceva, riusciva a tenere esatto. insieme cielo e terra e lui mischiava la religione e, 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 la, e, la, e la politica a qualcuno può non piacere però indubbiamente per una città come Genova è stata molto forte non mi piace la strumentalizzazione ecco. sì. l'uso di parte ti faccio una domanda figura. ancora più però specifica io. Sì. che riguarda il tema della omosessualità, della diversità. Sì. Perché eh, da una parte la Chiesa ha i suoi dogmi, io lo capisco, I dogmi. però poi l'altro giorno leggiamo su Repubblica un, un ragazzo il cui nome è di fantasia è Davide Tancredi che dice... Io penso che scrivo questa lettera per non suicidarmi e, e dice una frase che mi ha molto colpito: non a tutti è data la fortuna di nascere eterosessuali. Cioè se tu nasci in un altro modo cosa fai? Devi essere messo ai margini perché sei diverso. Io questo me lo chiedo sinceramente proprio dal profondo del cuore. Purtroppo eh, o per fortuna, dipende dai punti di vista, eh, è un terreno molto delicato questo. Le religioni si fondano su questo. E ci sono i comandamenti, ci sono i dogmi e ci sono i misteri. E l'alternativa è tra credere e non credere. Certo, poi ci sono le cosiddette spinte riformatrici, no, ma la Chiesa si è riformata tanto nel corso dei secoli. Parliamo una, di una cosa che esiste da 2000 anni e, e ha fatto tanti diciamo, passi in avanti, che potrebbero essere considerati però da qualcuno passi indietro. Attenzione, qua ci sono mille correnti teologiche e filosofiche che si, che si confrontano. Una chiesa più aperta, e certo, è, è possibile? Bisogna chiederlo al capo della chiesa, a Papa Francesco, cosa, cosa ne pensa oggi di questo. Posso dire che su Papa Francesco no? invece mi hanno eh? molto colpito le parole proprio di, di domenica, perché Papa Francesco si è espresso un po' su questa questione, cioè ha detto che ci sono alcune persone che per tanti anni si sono inventate un nuovo sacramento, quello dei doganieri della chiesa, troppe persone che hanno tenuto le porte chiuse, in particolare si riferiva alle ragazze madri, però poi ha aggiunto anche ad altri, senza specificare. Io sì, dogmi, tutto quello che vogliamo, però io credo che Insomma, se c'è con... una Chiesa che continua a dire no a questi, no a quelle altre, poi non si può lamentare che magari c'è la crisi di vocazione dei preti o che magari non ci va tanta gente in Chiesa. Cioè, io ho visto la, la chie... nella comunità di, 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 di San Benedetto persone entrare che in Chiesa non ci sarebbero mai entrate se non ci fosse stato Don Gallo. Sentire una veglia funebre due persone sposate con i bambini dicendo Don Gallo mi ha tirato fuori dalla tossicodipendenza e io sono qui a dire grazie a Don Gallo. Vedere dei. Persone che con dei disagi psichiatrici dire Don Gallo non ci ha fatto sentire matti, anzi ha fatto sentire matti coloro che ci definivano matti. Cioè Senti, vedere queste persone Luxuria, io che sia una cosa eh, importante. L'hai letta la lettera di, di Davide su Repubblica? L'ho letta sì la lettera. Io, io vorrei un mondo in cui nessuno debba pensare che sia una fortuna o una sfortuna nascere con un orientamento sessuale di un modo o dell'altro. Veramente, io vorrei questo perché. Questo va bene, questo non c'entra più. Non si può essere. perché la vita è strana, sai. Si può nascere eterosessuali e essere anche tanto sfortunati o viceversa. Le, le, le traversie della vita, i fatti della vita sono diversi. Dovremmo considerarla una qualità neutra, dare le stesse opportunità a tutti mm -hmm. e giudicare le persone per come si comportano non. Per le persone Senta, che decidono Malan di amare o di andarci a letto. Ha notato che nel suo partito si è rotto il fronte del no rispetto all'omofobia, <ride> sia Galan, non Malan ma Galan, che Bondi hanno fatto una grande apertura dopo la lettera di questo ragazzo. No, noi siamo sempre stati contro l'omofobia, però non si può dire che chi non è a favore del matrimonio gay eh, sia omofobo, perché l'omofobo secondo me è chi discrimina. Chi fa star male questo ragazzo di 17 anni, che come tutti i 17 anni, ha i suoi problemi di identità e magari anche di identità sessuale, e per cui chi si la prende con lui è un delinquente e un idiota. Però cosa diversa da dire: allora per non essere omofoba devi essere per, devi essere per il matrimonio gay. Noi siamo in gran parte a favore del riconoscimento di determinati diritti. Alle coppie anche al di fuori delle coppie. scusi sposate. le leggo Bondi precisando, per farle capire cosa ha detto Bondi: esatto che il matrimonio, però, Bondi è un dice, non cosa. capisco proprio perché i cattolici debbano fare delle battaglie contro chi invoca il riconoscimento delle unioni fra omosessuali al di là delle diverse, legittime posizioni sul significato del matrimonio. Cioè, lui dice: cosa tolgono a noi loro che si sposano? Noi siamo cattolici, ci sposiamo. No, lui non ha parlato sposano... di non ha parlato di matrimonio. Bondi Ha parlato Pazzo. di riconoscimento, che è cosa, che è cosa un po', eh. po diversa. La allora, perché il chiamo... matrimonio implica il matrimonio eh, implica. Il L'adozione, il matrimonio implica la pensione di reversibilità, il matrimonio implica che il matrimonio non è Scusi, più quella ma con cosa la pensione che di abbiamo reversibilità, però io ci abbiamo, ragiono spesso su questo. se uno ha passato una vita insieme a un'altra persona, cosa. non ha lo stesso diritto che ha una moglie o un marito di avere quella pensione di reversibilità. Eh, ma allora, è anche, allora, anche con la colf, col fratello, con la sorella. Cioè, ma bisogna capire che questa no. cosa qui, se la estendiamo, ma no, ma no. ci sono dei costi. E se la estendiamo al di fuori di del matrimonio, che è quello che sappiamo, mm. che cos'è sempre stato. Vuol dire che diventa ancora più facile di quello che già succede oggi con il matrimonio, come è normato oggi, che ci siano i matrimoni o le unioni di convenienza. Allora bisogna capire che questo è un costo, allora cosa diversa, e invece una cosa è l'accettazione delle persone. Non parliamo poi della chiesa che dice, eh? la No, mi, dice. mi dispiace che venga moni, diciamo, tutto messo sulla moneta Veramente è brutta questa cosa eh, so, Però sono soldi, vuol dire, eh, la pensione no, di reversibilità capito, Non è, è dire è, bravo è, ragazzo, è, è dargli dei soldi È brutto, paga, è, brutto è brutto Perché sì. lei sta dicendo una cosa Noi in quanto eterosessuali possiamo dare alle pensioni di reversibilità alla nostra moglie anche se è un costo per lo Stato. Invece voi, che siete di una razza inferiore, visto che letto. siete di un costo, su di voi possiamo risparmiare. Ma non perché ci abbiamo letto. Questa, quest è perché, omofobia, perché, perdone, perché la Questa è omofobia. Poi per, perché perché secondo voi questa è omofobia? Secondo la Costituzione. La famiglia poi, è il luogo per far crescere i figli. Allora, se stabiliamo che. Qualunque tipo di coppia, un uomo un uomo, una donna una donna o uno che manco si conosce, eccetera. E eccetera. allora quali, quali diritti lei concede allora allora, dir in queste unioni civili che lei, diciamo così, su cui è d'accordo? Per è esempio, per l'accesso alle graduatorie delle case popolari, per esempio, per magari per. Eh, e avvicinamento quello non è un costo. Allora, se via. lei la mette su questo, sarebbe anche quello un costo per le famiglie e che magari il non riconoscimento raggiungono. riconoscimento di un servizio e riconoscimento. Ma ah, deve essere. Gozzi mi chiede di parlare anche se. i principi non si parla e non mi Moglie, non, io eh che no, parli, non si pagano vi... ma costa eh. Non si pagano ma costa. Se qualcuno sa trovare le decine di miliardi Che servono per riconoscere tutte le copie Di qualunque tipo, eh, allora poi se ne eh. può parlare Somma, perché Non ce ne possiamo permettere dire... le coppie che Non ce ne sono Se, se no. mi hai chiesto, hoi... chiesto perché era Se mi hai chiesto perché era Che diciamo di destra un po' come voi Non ha tolto il matrimonio in Spagna voluto da Zappatero Se l'hai mai chiesto? No, non perché lo sono... dico io, per un calcolo di costi Perché di soldi, come ah la beh, metto sul suo piano perché si sono accorti che gi fa girare business, perché poi questa roba qui <ride> dei matrimoni <ride> si sono accorti che anche, anche un'entità economica, quindi fanno sempre meno di matrimoni, quindi no, forse saremo... ormai saremo gli unici fra tutte a disposarci. C'è un po' di entusiasmo in più, sono d'accordo staremo, staremo a vedere, però il concetto della però il fatto delle, della famiglia che è una cosa e il riconoscimento di unione di altro tipo che è un'altra è una cosa, è una cosa da, da tenere presente. Se si vuole fare il matrimonio per tutti, allora credo che ci saranno... Il problema è molto diverso. Perché mi vuol dire, sentire. in qualche modo, dire che la famiglia, quella no, trazione. Ma è chiarissimo, è chiarissimo. È, è un'altra cosa è, è, è diversa, cioè Gozzi, che basta due persone sei, che si metta vi prego di essere in famiglia, non è questo. Ma io credo che l'amore non dovrebbe fare paura a nessuno, io non capisco quale, perché la politica in Italia è? sia così è terrorizzata dall'amore omosessuale, ci sono delle situazioni affettive che vanno riconosciute, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che le indica come formazioni sociali, c'è un diniego fondamentale di diritti, ci sono delle proposte molto, a mio parere, equilibrate, e visti il contesto italiano, come quella di introdurre delle unioni civili sul modello tedesco, che noi abbiamo fatto, e credo che riconosca i diritti non in quanto singolo, ma in quanto, quanto coppia, riconosce l'esistenza giuridica e la titolarità dei diritti abbiamo, alla coppia e io credo che si debba andare su quella, su quella, sì. beh, verso quella direzione, perché obiettivamente che noi siamo il paese, ormai tra i pochi in Europa, assieme alla Grecia, la Bulgaria e l'Ucraina, che non riconosce le unioni civili. Che non ha una legge contro l'omofobia. Tu hai detto che non, non sono omofobo, ho capito, però in Parlamento la legge contro l'omofobia ce l'avete respinta e respinta e respinta. E che certo. è la pasta legislatura. Perché, perché ma se c'è una situazione. Così era scritta, ma se c'è una sarebbe punito al paese che si rifiuta di sposare due Ma, ma du non è Se c'è una così situazione. Come era scritta, no, 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 eh, eh, se c'è una cosa in, sì. in Italia in Italia c'è un. Posso, adesso, no, scusi, questo devo chiarire. No, devo chiarire su questo. Allora, persino, scusi se la interrompo, persino. In Francia, persino in Spagna, persino Barack Obama non chiedono il matrimonio religioso per gli ah omosessuali, beh, chiedono il matrimonio civile. Religioso. Quindi, questa roba che lei mi dice del prete, no. che dobbiamo obbligare i preti a. non eh sta no, né perché, in cielo né in terra, sta solo nella sua testa e nelle sue paure. No, no, no. no. Eh perché dice che se ogni perché mettendo nella categoria delle discriminazioni qualunque distinzione se no. sei uomo e donna no. ti sposo se sei uomo e uomo non ti sposo allora, è allora, discriminazione scusi. Allora, dove non è ci... punito allora, allora no, ma... questo non deve stucchi, questo zitto, questo zitto, bisogna zitto, lasciare eh. I cosa penso e io? Le singole confessioni di avere penso che in questo Parlamento che c'è adesso, al di là delle connotazioni politiche, ci sarebbe una larghissima maggioranza che questo tipo di legge potrebbe passare, perché è un Parlamento molto giovane eh, in cui c'è un sacco di consapevolezza sui diritti civili. Lei cosa pensa, voi che state all'opposizione fra i pochi? Guardi, io ritengo che la famiglia ufficiale sia la famiglia basata sul matrimonio, dopodiché eh, sicuramente c'è in atto all'interno della nostra società un'evoluzione per quanto riguarda questa linea di pensiero e siamo disponibili a, a discuterne, non, non abbiamo delle posizioni dogmatiche che dobbiamo difendere a tutti i costi. Sicuramente però quando si tratta di eh, unioni di fatto non possono essere paragonate per quanto riguarda i diritti che ne discendono alle unioni basate sul matrimonio. Ma siamo disponibili a discuterne, lo ripeto, in questo momento sicuramente questo è uno dei temi di attualità Forse io sono più portato ad affrontare le tematiche di cui parlavamo prima, quella del dramma dell'occupazione, della crisi economica e quant'altro. Guardi, io vivo una situazione di coppia di fatto da mm, 12 anni circa. Mi sento una famiglia con la mia compagna, non ho nessun problema. Abbiamo cercato di tutelarci a vicenda con degli accordi reciproci. Eh, cerchiamo di trovare una soluzione perché credo che sostanzialmente l'unione tra due persone sia quella basata sull'amore. Dopodiché. Mm, vediamo vabbè. se c'è anche un vincolo matrimoniale. Ma posso, o altro. posso solo fare un appello Detto a questo governo. Qu... Chiunque farà la legge. Scusi se l'ho interrotta. Eh, che, insomma, di, 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 insomma, io so poi alla fine che finirà un contratto privatistico. Che poi, dopo uno si deve rivolgere al notaio, deve spendere altri soldi per dimostrare quei diritti. Fate in modo che non sia impugnabile da, te, da, da terzi. Io sono a favore Ma del matrimonio per tutti. Guardi, poi, di, se fate una legge che è un avanzamento. Perché ritengo che rispetto diciamo così a un'impostazione che magari la Lega aveva qualche anno fa oggi ci sia una posizione un po' più aperta meno più male di, più eh, meno male sì. a allora, male. discutere eh, di queste rimane tematiche rimane la parola a Mario Seghi, che me l'ha chiesta già da un bel po' però volevo mh, mettere un altro un altro punto sul tavolo perché che è successo che Luxuria in tutto questo ha fatto arrabbiare il Movimento 5 Stelle sì, oggi c'è un nuovo post di Grillo sulle balle quotidiane dei media questa volta nel Mirino finisce Vladimir Luxuria per le parole pronunciate in tv a proposito dei fondi raccolti dal Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale, allora raccontiamo cosa è successo. Lei è andata sabato a TV Talk, c'è stata una discussione che riguardava i grillini a seguito di un servizio di report. C'era lì la, la giornalista Sabrina Giannini e lei ha detto una frase che adesso le faccio risentire, così vediamo di capire perché ha fatto tanto incavolare grillo. Vediamo. Non hanno dato, nonostante tutto, non hanno ancora dato le risposte, cioè anziché rispondere, come hanno detto inizialmente hanno dato una risposta eh, della serie i, I proventi, il, il Movimento 5 Stelle si finanzia con eh, i donatori, però non hanno detto a chi vanno i proventi della sì, pubblicità. Sì, loro... Cosa si è scoperto? Che i soldi che loro hanno raccolto per finanziare lo tsunami tour, per finanziare il finanziamento in realtà è molto più alto rispetto ai soldi che hanno effettivamente sostenuto, al punto tale che dopo, dopo il servizio di report, non prima, si dice che adesso la parte eccedente andrà ai terremotati del, dell'Emilia. Allora, allora eh, dopo, tra l'altro eh, l'abbiamo registrata venerdì in realtà alle 13 quando è andata in onda eh, sabato ehm, ci tengo a precisare una cosa eh, io sapevo così forse sono stata mal informata però poi dopo mi hanno fatto Se lei sapeva che i soldi per Mirandola erano mi stati, stati dati, do dati dopo che dopo il report aveva fatto la esatto. sua denuncia invece poi dopo sono stata veramente sommersa da Twitter anche mm. da sms privati che mi hanno mandato al mio numero in cui mi hanno detto: No, no guarda, anche di Querela. Vai a... esatto. Poi vai a, vedere, vai a vedere il blog. Effettivamente ho visto che nel blog di Beppe Grillo il 17 maggio, quindi due giorni prima della trasmissione di Report, si era detto che quella parte eccedente, diciamo, la parte che, che era rimasta come in liquidità, era destinata ai terremotati di, a, per costruire in una mirandola. palestra a Mirandola. Quindi io. Mi sento di chiedere scusa perché io sono una persona fatta così, ho detto una cosa non, non esatta, non mi sono informata perché non, non, forse non sto troppo attaccata al, al blog di Beppe Grillo e quindi insomma, mi dispiace e quindi chiedo davvero, davvero scusa al Movimento 5 Stelle per questa inesattezza. Però quindi. se il Movimento 5 Stelle praticasse quella trasparenza che chiede agli altri questi, eh, questi equivoci non succederebbero. Per esempio... È emerso che a quanto pare il blog di Beppe Grillo, che è la sede ufficiale del Movimento 5 Stelle, mm -hmm. c'è cioè scritto nel non statuto, che è sempre sì. lì sul sito, eh, avrebbe avuto una perdita di 50.000 euro all'anno. Non so come si faccia a perdere 50.000 euro all'anno con un sito tanto più pieno di pubblicità, ma questi poi sono problemi loro, anche lì la trasparenza scarseggia. Ebbene, dicono che questi, questi 50.000 euro sarebbero stati tirati fuori da, eh, dal signor Casaleggio. Casaleggio che però, se non ha fatto la dichiarazione congiunta presso la Camera, come abbiamo fatto tutti noi candidati quando abbiamo dato soldi al popolo delle libertà o anche non candidati. È finanziamento illecito ai partiti. Adesso vedremo se hanno fatto la dichiarazione congiunta, perché se io do soldi al giornale parrocchiale è una donazione generosa, se do i soldi al giornale del partito è un finanziamento al partito. Il finanziamento al partito deve sottostare a certe regole, perché Ma... le regole, specialmente chi ci si impianta, deve cominciare a osservarle lui Mario, prima di attaccare i Ma che impressione hai? C'è cioè, un po' di ipersensibilità dei 5 Stelle su questi temi? Ma Scattano è, un po'. È una specie di contrappasso dantesco. Hanno... Sono entrati in Parlamento. Uh, inneggiando appunto alla trasparenza contro la casta, tutto bene, eh, voglio dire. E poi sono finiti a discutere di diari e di scontrini al loro interno. Eh. È il massimo della punizione che un movimento politico può avere. Non vi è traccia di proposta uh, politica incisiva, almeno in questi primi mesi. Insomma, Li attendiamo con ansia, però se dovevano cambiare qualcosa non ci stanno riuscendo. Questo vedremo se avrà anche degli effetti. Sì, il... Bisogna vedere il voto, no? Interessante capire che cosa fa il movimento di Grillo alle amministrative. Ma siamo smentiti tra, tra dieci minuti e vanno benissimo, voglio dire. Di la solito la quando c'è un grado però... dell'affluenza viene penalizzato. Questo è successo in Friuli tre no, settimane vedete. fa. Quando l'affluenza è bassa? Sì, sì cioè. perché in Friuli tre settimane fa ha votato il 50% degli elettori alle elezioni regionali e i 5 Stelle sono passati dal 27% alla metà sostanzialmente. Ah, sostanzialmente è, del consenso elettorale. Cioè, la cosa interessante è che la trasmissione prende diciamo, un movimento per cui siamo partiti dall'astensione e guarda come ci torniamo ragionando appunto, su, su temi che sembrerebbe non avessero niente a che fare, invece hanno molto a che fare con questo: dalla discussione sui diritti civili, che secondo me è importante, il Parlamento deve legiferare bene su questo, alla eh, questione appunto, della trasparenza. E ne vedremo gli effetti, sicuramente, nel, 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 nel turno amministrativo. amministrativo, sì. E lei per chi ha votato alle ultime elezioni? È rimasta fedele a Vendola o ha votato siamo, per i 5 Stelle? Si, si può dire perché io so, anche mi hanno attaccato pure sul fatto Ma no, che... non queste qui di adesso. Parlo delle politiche. Ah, Al Comunali diamo sì, il silenzio stampa. No, no. No, no, <ride> le, le elezioni eh, perché... politiche del, di febbraio. Io ho votato io ho votato Cell primarie, poi Selle eccetera eccetera e poi vabbè, andata come è andata. Si, si vota Forse sempre anche per quello. Chissà come andrà al stiamo più tempo a votare che a governare. Al comune a di Roma ci saranno le larghe intese, chissà se non Allora, facciamo dato dove tu che stamattina vabbè. è di una calma e di un'apertura un totale. Adesso io lo faccio un po' arrabbiare perché gli faccio vedere cosa ha combinato il suo compagno di partito Mario Borghezio, che è uno che aveva detto delle cose straordinarie nella sua vita nel 90, disse gli immigrati dal terzo mondo portano a Torino Lebra, tubercolosi e malattie infettive. Adesso ultimamente se l'è presa con la Neo-Ministro per l'integrazione Cecil Chienge. Vediamo questa scheda e poi Stucchi ci commenta. Buona padania, buona padania, perché con questo governo viene veramente voglia chiunque di, di uscire dall'Italia. Addirittura, perché... Con il governo della Bonga-Bonga, non si è ancora insediata la linea la, la, la sì. di Modena e, e dice che già deve cambiare le leggi sulla cittadinanza. Sì. E... Si può dire eh, negra secondo lei, si può pronunciare? Si può pensare. La casalinga di Modena per Mario Borghezio è Cecil Chiang, neo ministro del governo Letta che l'eurodeputato leghista ribattezza del bonga bonga. Io non sono di colore, io sono nera e questo è importante dirlo e uh, lo ribadisco con fierezza. Una nomina quella della Chiang che alla Lega proprio non va giù per via di quelle uscite sul riconoscimento della cittadinanza ai figli degli immigrati in Italia e sul reato di immigrazione clandestina. Il reato di clandestinità che dovrebbe essere comunque abrogato. Casalinga di Modena, governo del Bonga-Bonga. La ministra non retrocede e a Milano, alla cerimonia di consegna della cittadinanza simbolica a 200 bambini stranieri nati in Italia, non stringe la mano al capogruppo leghista al comune di Milano, Alessandro Morelli. Il ministro volevo solo stringere la mano, sono il capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale. Le parole di Borghezio intanto arrivano fino a Bruxelles. Il presidente del Parlamento, Schulz, le definisce una vergogna, ma aggiunge il Parlamento non può fare nulla per sanzionarlo. Ma ad autocensurarsi ci pensa da solo Borghezio. Dopo la scomunica da parte del suo stesso Eurogruppo che ne chiede l'espulsione. È lui ad annunciare l'autosospensione e si scusa col ministro. Sento il dovere di formulare le mie scuse più convinte al ministro Chienge. Allora, Stucchi, insomma. Si è scusato, però insomma, il razzismo c'è Per la tutto. prima volta Mario Borghezio si è scusato, questo è già un buon risultato. Mario Borghezio L'aveva fatta grossa, però diciamo la verità. Sì, Negra sì, un guardi, questo si punto pensa, di vista mi fa piacere che Mario Borghezio abbia ammesso l'errore pesante, che abbia chiesto scusa. La Lega tra l'altro lo ha sospeso anche per questo tipo di affermazioni perché non rappresentano assolutamente il nostro pensiero. Noi pensiamo che per quanto riguarda la, diciamo così il 呃。S <s> I temi da trattare col Ministro Chiengia si deve parlare di integrazione e per quanto riguarda le deleghe che le sono state attribuite e sicuramente tra queste non vi è né la cittadinanza perché appartiene al Ministero degli Interni nel discorso della clandestinità, perché questo non appartiene al suo Ministero. Sono delle, diciamo così degli auspici, delle idee che può avere il Ministro ma che attengono alle competenze di altri eh, ministeri. Eh, ciò non toglie, faccio una... Parentesi, comunque il delinquente, il criminale, resta il picconatore Cabobo, Cabobo. Non Che resta, adesso diventa Mario Borghezzo colpevole di tutto. Sì, per carità, la combinata grossa, ma no, non ma possiamo. Ma è un assassino. C'è bisogno esatto, di aggettivi cose Stucchi, non sullo ci stesso livello. Delle cose cioè, il fatto solo che tu lo citi commette un errore fondamentale, capito? Perché solo mettere insieme le due cose è profondamente sbagliato. Voi no, no, dovete vabbè. smetterla di mettere insieme le due cose, allora, perché, la perché tra le righe mandi un segnale che è simile a quello di Borghese. Una reazione di pancia forte, con temi e argomentazioni sbagliate, l'abbiamo detto, rispetto a un fatto drammatico compiuto da un criminale a Milano che ha colpito molto l'opinione pubblica. Questa è la genesi, diciamo così, di tutto quello che è accaduto. Dopodiché eh, quello che eh, è stato espresso e lo sottolineo nuovamente da Mario Borghezio non rappresenta assolutamente il nostro pensiero. l'ha ha detto anche il segretario federale Roberto Maroni. Allora... Confrontiamoci anche in modo duro sulle tematiche, mm. del esempio, della cittadinanza. Ma non c'entra niente il ministro nel colore della sua allora, scusi, stupide, Le do una notizia: noi l'ombardo. Noi eh? abbiamo candidato nella mia circoscrizione un carissimo amico che è il primo dei non eletti per la Lega al consiglio regionale e che ha preso nel mio comune. 80 preferenze nel suo comune dove è assessore all'identità e alla cultura bergamasca tra l'altro pur essendo originario eh, della nigeria ha preso 390 preferenze quindi non è un problema allora, legato mi scusi, le presenza, a me scusi le dico se a me piacerebbe una nazione dove quel suo assessore se fa dei figli che nascono in italia che, buo, studia, è che eh, anche, ah beh, allora diciamo. allora un solo perché ha sposato un'italiana italiano mi piacerebbe che tutte le persone che nascono in questa nazione che rispettano la legge, che hanno genitori che lavorano, che studiano in Italia, che magari la storia la sanno anche meglio di me, che magari sanno parlare italiano anche meglio di me. Che addirittura in certi posti parlano anche il dialetto, che, che giocano con gli altri, che al compimento dei 18 anni non si sentano stranieri. Questo non significa Guarda, Luzzuria, aprire le porte dire, a tutti. Secondo me, è una cosa dire, giusta da fare. Posso dire una cosa? Gli istituti internazionali di ricerca che si occupano di questo tema reputano che in Italia la legge in vigore sulla cittadinanza sia uno ius sanguis debole, cioè che sia facilmente conseguibile la cittadinanza italiana. Io ritengo che questa sia la strada su cui continuare. Vediamo le esperienze di altri paesi che hanno portato a problemi in più rispetto a quelli che stiamo vivendo noi. In una situazione così delicata come quella che sta vivendo il nostro paese, io non credo che sia il caso di aggiungere problema a problema, posto che per quanto riguarda le persone che vengono qui in modo regolare ci devono essere diritti e doveri uguali ai nostri, per tutti. Certo. Allora, eh, devo andare in pausa. Se vuole aggiungere una cosa rapida, perché poi devo andare in pubblicità. No, io credo che su questo dobbiamo andare avanti in Parlamento, noi vogliamo andare avanti in Parlamento, dobbiamo rendere meno un percorso ad ostacoli il diritto di sentirsi pienamente italiani a delle, delle ragazze e dei ragazzi che sono italiani a, a pieno titolo salvo che a 18 anni scoprono che sono diversi perché hanno meno diritti dei loro compagni di scuola allora, a 18 questo, anni possono chiedere la cittadinanza sì, oggi eh? sì. a 18 anni possono chiedere la cittadinanza tu sai benissimo, benissimo, no, no, benissimo che un percorso a ostacoli certo, e tu sai benissimo che voi avete bloccato va, va, questo e voi avete bloccato una modifica meno, che sì, permetterebbe volete, a un bambino che fa che uno un, un esame fa Scuola, sì. di ah, ah, il, ciclo ciclo il ciclo elementare a scuola di diventare italiano a 10-12 anni. Il ciclo elementare Il ciclo Se elementare va eh, bene Nonostante le larghe intese su un po' di cosette, ancora non si capiscono bene il PDL. Ma bisogna fare le cose seriamente. Al volo? Una cosa velocissima, sì l'atteggiamento la, del ministro Chieschi secondo me sbagliando non stringe la mano al capogruppo del comune di Milano della Lega come ah, lo giudica? Vabbè, vabbè, vabbè. Io, io giudico innanzitutto il fatto che voi Borghezio non dovreste proprio candidarlo più perché ma non c'è sto tiene, parlando di Alessandro Morelli discorsi, un ragazzo xenofobi, a no, no, una, scusi scusi, scusi Gozzi Poi, tra l'altro Borghezio stamattina per non smentirsi ha detto mi sono dimesso ma non sono pentito di ciò che ho detto ecco, eh, della Chieschi ha detto alla telefonata di no, Belpietro no, il punto è che in Italia si siamo abituati a tutto scuse. e che nel Parlamento italiano si può dire di tutto in un Parlamento che è quello europeo certi discorsi non sono no. tollerati ecco perché ecco perché Borghettio si è dovuto a sospendere altrimenti no, lo cacciavano godi. via Io dal gruppo no, è meglio che i razzisti non li candidiate più 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 non razzisti non candidati razzisti devo andare in pausa mi fanno il gesto così che è terribile Sicure, per fatto, ragioni di sicurezza ai ministri non fanno stringere le mani campo. a nessuno. Bene, la mani, la mani. Pausa pubblicità, torniamo fra pochissimo. Il tema è caldo. Ricordate Franco Fiorito, detto Erbatman di Anagni, l'ex tesoriere del PDL alla Regione Lazio? Quello accusato di aver sottratto alle casse del partito, ovvero dalle tasche dei contribuenti, un milione di euro spesi per comprare SUV, ostriche e caldaie? Ebbene, la Procura di Roma ha chiesto per lui una condanna a cinque anni più l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La sentenza del processo è prevista per il 27 maggio, ma nel frattempo di sentenza ne è arrivata un'altra. Questa volta dalla Regione Lazio e questa volta per Franco Fiorito sono buone notizie. L'emendamento proposto da una consigliera del Movimento 5 Stelle che prevedeva l'abolizione dei vitalizi per la passata legislatura è stato bocciato. Il vitalizio non si tocca, pensione garantita per tutti gli ex consiglieri. D'altra parte si sa i diritti acquisiti non si toccano, come sostenevano la Regione Lazio durante la passata legislatura. Noi eravamo andati a fare qualche domanda. Non vedo perché dovrebbe scomparire se il nuovo regolamento prevede che è dalla prossima volta. Eh certo, il nuovo regolamento però l'avete fatto voi. Certo. E tutto facciamo noi qui, perché le leggi esatto. chi le fa? Le fa lei. Le facciamo no, noi. esatto. E come mai non l'avete fatto per voi stessi? Ve l'ho non si può fare. Così perché ci aveva risposto molto il molto consigliere molto Rocco Pascucci a proposito ho dei monogruppi. Il, in cui ho fatto il, il presidente del Consiglio regionale, Mario Abruzzese, rincarava la dose. I diritti acquisiti non si possono toccare, non si possono eliminare. No. Certo che lungimiranza, l'avevano pensata bene la finanziaria per i consiglieri della nuova legislatura, quella appena insediata a Nicola Zingaretti, per intenderci, pensione abolita, ma non per loro stessi. E così, a meno che non venga accolta la richiesta della procura di Roma, anche per Fiorito sarà vitalizio assicurato. Allora, siamo alle solite, i diritti acquisiti non si toccano andatelo a spiegare agli esodati che secondo me eh, vorrebbero sapere perché loro sono quelli che si possono toccare ma soprattutto io devo dire una cosa, dato che spesso parliamo qui dei 5 Stelle e spesso io faccio anche delle critiche pigliandomi delle valanghe di insulti sulla rete però su questo tema, sinceramente, io proprio trovo che loro hanno. sono stati. Mh, il meccanismo che ha messo in luce una politica completamente miope, cieca e sorda. Perché com'è possibile che su una roba del genere non si riesca a far passare un emendamento, non si riesca a dire con forza. Basta. Posso dire eh. che c'è la legge anticorruzione che è stata approvata la scorsa legislatura, io sono stato relatore per la prima parte del, del suo percorso, ha una norma per la quale è sospeso anche il vitalizio a coloro che sono condannati per reati contro il pubblico patrimonio per esempio per, quelli per i quali è accusato il, il famoso Fiorito eh, pertanto lui è stato rinviato a giudizio quando sarà sì. condannato, sì, presumibilmente lo sarà perché insomma mi sembra che il quadro sia piuttosto, sia piuttosto chiaro lui perderà il vitalizio, punto Va bene, allora su questo ci ha rassicurati, però non crede che fare sempre la riforma da, dal dopo, cioè che non tocca a noi, ma Beh, tocca a voi a rivolgerla? dopo, perché si noi i vitalizi li abbiamo. Stucchi eh, su questa, questa vicenda sì. l'ha seguita meglio di me, è ma eh, li abbiamo tolti prima che il Movimento 5 Stelle venisse in Parlamento. I vitalizi, eh? forse, forse alcuni addirittura i nostri candidati manco lo sapevano quando facevamo le primarie. Gli abbiamo spiegato, noi questi interventi li, li abbiamo spiegato <ride> perché bisogna spiegare. Bisogna allora, perché il PD è plurale, quindi c'è no, un po' perché, di tutto perché? Perché c'è tanta mancanza l'informazione e tutto il lavoro che è stato fatto nella passata legislatura è stato talmente passato sotto silenzio tranne per gli scandali che c'era gente dei vari partiti non solo ci, cittadini i vari partiti che non sapevano che i vitalizi li abbiamo abrogati e questo eh, è il punto Zucchi Quindi voleva diciamo... aggiungere qualcosa? Sì, no, quello che ha detto Gosso sostanzialmente lo conosce bene anche Malan, perché chi è entrato in Parlamento prima del 2001 poteva per assurdo accedere al vitalizio a partire dai 50 anni. Eh, nella passata legislatura, non curandoci dei diritti acquisiti, abbiamo detto che per tutti, anche per quelli in carica, questo limite veniva portato a 60 come minimo, mm. il che vuol dire uno scalone di 10 anni. Quello che dicono al Consiglio regionale del Lazio non è vero: i, i diritti acquisiti si possono tranquillamente toccare, basta avere la volontà politica. È stato abolito il vitalizio basato sulla percentuale dell'indennità parlamentare. Si è Passati al sistema contributivo, oggi cinque anni pieni di Parlamento danno diritto a 65 anni più o meno a una pensione di 1.300 euro, no, di meno, non in meno. vitalizio, di una pensione di pe meno. L'orda, Sto parlando di lordo: 1.300 di euro lordi. Meno anche lordo. Ecco, eh, quindi tutto Luzugia, questo lei è lei ancora che... ha già avuto un incarico da parlamentare ce l'avrà si è fatta mai conti carica, No no io dalla prossima legislatura io... certo. una, una domanda che, che è... mi fanno spesso questo eh. in parlamento voglio dire, voglio dire eh. che prima che Grillo arrivasse in parlamento sì. abbiamo fatto sì. Stava già cose. nelle piazze a urlare come un no, pazzo no, però no, va no, bene però gliela do per buona No no dici di per buona perché agli atti una domanda che appunto che mi sento fare spesso dice ma tu la pensione ce l'avrai no la, la risposta è no, non ce l'ho la pensione. Conferno. E non è qualcosa che, di cui che mi dispiace. Assolutamente. Perché l'ho detto anche altra volta. Io ho fatto una legislatura. di solo due anni. di solo due anni. Quindi, quindi quando io ero parlamentare, la appende, regola diceva di che anni. bisognava che trascorresse metà della legislatura più okay. un giorno. Poi dopo è stata nel precedente la eh, legislatura dove c'era eh, la legislatura doveva essere piena e quindi diciamo infatti no, quindi noi ricordiamo non... Malan glielo devo dire quella magnifica frase fuorionda del vostro Razzi <ride> che disse devo restare assolutamente in Parlamento perché devo pigliare il vitalizio perché <ride> poi c'è pure quel tipo sei, di sai, storture sei sei cosa io Vabbè, da, è stata davanti carpita così poi ciascuno è stata carpita ma lui davanti... stato ricandidato però carpito ricandidato giusto per mettere i puntini sulle i io davanti Davanti a, a... Suoi ideali, Davanti a mio padre non mi sono mai vergognato di nulla. Se avessi avuto la pensione mi sarei vergognato di questa cosa qui, perché mio padre ha lavorato tutta una vita e la pensione minima, io per, per fare solo pochi anni avere la pensione, forse sarebbe stata la prima volta che mi sarei imbarazzata di dire questa cosa di fronte a mio padre. Va bene. Eh, caro Mario Seghi, noi siamo andati a farci due conti su un'altra questione, che invece è la questione del TFR dei parlamentari, perché eh, naturalmente alla fine di una. Lunga carriera, il TFR può essere anche molto cospicuo. È stato il caso di Giulio Andreotti, che come sapete ancora non sono riusciti a finire i conti perché lui è stato nella Costituente, è stato nella... Insomma, ha fatto tutto quello che c'era da fare nella storia politica italiana. E comunque, questi sono al momento i conti che lo riguardano. Guardate. A meno di un mese dalla scomparsa del Divo Giulio, a Palazzo Madama si torna a parlare di lui. Nei prossimi giorni gli eredi del senatore a vita dovranno incassare l'assegno di fine mandato, una sorta di liquidazione del parlamentare che abbandona lo scranno, ma la questione è complicata e i ragionieri del Senato sono al lavoro. Andreotti è stato prima deputato e poi senatore, ininterrottamente per 67 anni. Nel 1945 è membro della Consulta Nazionale e dell'Assemblea Costituente. Nel 1948 entra in Parlamento, 26 volte ministro e 7 volte presidente del Consiglio, fino al 1991 anno in cui fu nominato senatore a vita. Da allora è rimasto a Palazzo Madama fino alla morte. Dunque, a quanto ammonterebbe la liquidazione di Andreotti? Per l'assegno di fine mandato ogni anno è stata accantonata dall'indennità parlamentare una somma che si aggira sui 10.000 euro all'anno e a conti fatti il suo trattamento di fine rapporto, chiamiamolo così, sarebbe di circa 550.000 euro, ma non è tutto. I senatori a vita godono anche loro di un'assicurazione sulla vita, il che è un po' paradossale perché eh, Chiaro che moriranno in servizio i senatori a vita. Insomma, tenuto conto anche dell'assicurazione sulla vita, alla fine il TFR di Andreotti dovrebbe ammontare a circa 800-900 mila euro. Una somma non enorme, ma che avrebbe comunque messo in difficoltà la ragioneria di Palazzo Madama. Non perché i conti siano difficili da fare, ma perché al momento le casse del Senato sono a corto di risorse e prima di Andreotti devono ancora essere liquidati i 200 senatori non rieletti nella 17 legislatura. Allora, dovete sapere che Lucio Malan è questore del Senato, quindi sa tutto di queste cose. No, 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 è che, non è che so tutto. È che, è che sono tra coloro che deve stilare il bilancio. E pertanto, però, le decisioni prese in passato sono ne okay. eh, subiamo le conseguenze. Ah, Ma diciamo, poi io voglio anche modo. dire una cosa, per, perché poi bisogna essere sinceri. Uno che ha passato un'intera vita in Parlamento, forse quei soldi lì sono una cosa Anche un po' cosa... di più. Cioè. Cioè, <ride> cioè, anche di più... 60... Credo che chiunque uh, sia, avesse passato 67 anni presso lo stesso datore di lavoro alla fine avrebbe un sacco di soldi. Una rilevante mi stia liquidazione. Questa cosa della ricordiamoci: dell'assicurazione della della però è mi incuriosiva perché lei ha ragione. Un'assicurazione sulla vita su uno che deve per forza rimanere a vita lì è un po' strana. È, è un po' paradossale. Evidentemente, quando la cosa è stata fatta, si è ritenuta di non fare un'eccezione per queste pochissime persone. E che per cui di più hanno questo, ma la cifra è molto bassa perché è commisurata all'età in ogni caso. E l'età di Andreotti, 94 anni, credo che fa sì che l'importo di questa assicurazione sulla vita sia, sia molto basso. No. Certo è che molti che si sono scandalizzati, che hanno anche fatto pubbliche dichiarazioni, eccetera, eccetera, credo che se eh, per gli incarichi che hanno, magari che hanno avuto, se li avessero fatti per 67 anni, altro che 550.000 poi, però, si scandalizzano molto. Tra l'altro, non è 10.000 all'anno. Ma 8.000, mm. quello che viene accantonato, eh, in passato forse era di più perché gli stipendi erano più alti, mm. poi adesso dopo le riduzioni che abbiamo fatto negli ultimi anni, che in termini reali siamo sul 25-30%, siamo sugli 8.000, per cui è per quello che dà 550.000, se no se fosse 10.000 darebbe per l'appunto sui 670 no, Meno Fagino male che ancora. Andreotti non era gay, perché sai, con la pensione di reversibilità. <ride> diciamo... <ride> È stato un costo, Questo... vero? Eh? No, no, però, però se la cosa passasse che battuta, il matrimonio è una, una cosa così che si fa alla leggera, se, se Andreotti fosse rimasto vedo grazie al cielo la, la sua signora ancora, è ancora in vita, si fidanzava tanto una, eh, con uno di 25 anni, e questa è una rendita per la vita, sono le Ma cose... poteva pure darsi che Andreotti, se era, era stava tutta la vita con lo stesso uomo, perché anche che possono avere delle lunghe storie d'amore? No, no, che... ma io dico una cosa è la cosa stabile, una cosa è quando si comincia a... Allargheggiare Allora c'è qualcuno Che ne approfitta Io non ho nulla da dire Contro l'amore sincero La Però ci sono quelli Andreotti, falsi lei? Anche, anche eterosessuale, Figuriamo Sì l'ho conosciuto una volta Andreotti mi, mi fece anche un po' tenerezza Perché era al salotto di Rispoli Avevo Ah sì Perché ero giovane Stavo in mezzo ai giovani Io stavo tra Andreotti e Rispoli Diciamo così <ride> <ride> Allora lì disse questa cosa Disse Ah gay Disse Mia mamma me lo diceva sempre Quando andavo a quel cinemino Di stare attento io ho detto ma dico che cinemino c'era un cinemino dove pare che lo molestassero ho detto, ah. vedi per, ma, i gay molestano ah, dicevo, persino, persino Andreotti vuol dire che c'è disperazione in giro non pensate eh, ma basta ma... direi di sorvolare ma... sull'ultima battuta ma... vi faccio vedere una cosa invece che Crozza anche lui ha ricordato a modo suo Don Andrea Gallo guardate eh, tutto si può dire ma non che Don Gallo celebrasse le solite messe diciamo no? Don Gallo, un saluto a Don Gallo, che stava in una chiesetta povera. Don Gallo viveva con gli umili, dormiva di giorno per aiutare i dorgati di notte. Cioè, questo qui era una cosa, no? Quante persone gli volevano bene a Don Gallo? E dopo la sua scomparsa ho dato un'occhiata in rete, no? E un sacco di gente lo ha salutato. E tra i tanti saluti ho trovato anche questo tweet. Flavio Briatore. Don Gallo, uno di noi! Ma uno di noi chi? Uno di noi... Cioè, tra i mammiferi? Ma... Ma che cazzo... Ma immagini Don Gallo che va a far benzina col suo yacht di 40 metri a Monte Carlo? Flavio guarda che Don Gallo ha sempre vissuto ai margini, Don Gallo non ha mai avuto una vita... Oh. <susurra> Mondo, italiano. Mondo, italiano. Allora, volevo darvi conto di un'altra cosa, perché ieri a Bologna si è votato per un referendum che ha fatto molto discutere per tutta la sinistra, e cioè era se... Bisognava che il comune finanziasse le scuole materne private. Hanno votato no il 58%, 59 quasi di chi ha votato, e sì il 41%. Ma il dato forte è l'affluenza: ha votato meno del 30%. E l'altra cosa che mi ha un po' colpito, devo dire, è che eh, si trattava di un milione di euro di finanziamenti alla scuola privata, e il referendum fatto a Bologna è costato, è costato la brezza stato. di 600 mila euro. Foglie italiane, Mario. è Ma una cosa incredibile. <ride> È una cosa già, che non sta in piedi. Ma è una cosa, cioè io quando l'ho visto, già farlo era una cosa. Poi ho visto i risultati e ho detto: vabbè, è un boomerang colossale. Chi l'ha sostenuto, la politica Io ho la sensazione che gli italiani vogliono essere governati, non vogliono avere, sì, che si chiedano in 5 minuti cosa debba, si debba fare, vogliono avere della gente di cui ti fidi, che va lì e che fa il suo lavoro e ti governa. Uh, certo poi, ma poi, dopo eh, fatto il referendum, spesi 600 mila euro, eh, che cosa succederà? Niente, perché ovviamente. Non è, era un referendum consultivo, consultivo, con una partecipazione del genere è un referendum assolutamente irrilevante. Sotto. Che ne vista? pensa, Luxuri? hai trovato un buon rapporto con la Chiesa Cattolica, ci pare di capire? No, no, da... Non significa niente, non facciamo questo giochino, per cui c'è eh, un principio importante che le scuole paritarie sono quindi. libere senza oneri dello Stato, quindi non significa per questo essere un buon religioso, un buon religioso, non essere cattolico, non essere cattolico. Viviamo in un periodo in cui la scuola pubblica ha dei grossi problemi, in cui si invitano eh. i ragazzi a portarsi la carta igienica da casa, per cui... Eh. Qualsiasi soldo che può essere speso per la scuola pubblica deve essere ben visto, a mio avviso, e bisogna anche rispettare comunque l'esito di un referendum, perché poi il problema dell'astinenza dell'astenzione, della, dell <ride> dell <ride> adesso, adesso striscia la notizia. Ah? Il problema il problema dell'astenzione è un problema grosso che non riguarda solo il referendum consultivo di Bologna, ma riguarda per esempio anche. Però, ultime... Scusa Vladimir, yeah. però allora, sulla base di questo referendum tu te la, senti, te te la sentiresti da amministratore di Bologna di prendere una decisione che tagli il finanziamento sulla base di quel risultato, di quella partecipazione? Su. Gozzi dice eh, no, eh, è un segnale comunque di Attualmente i ragazzi che vanno alle scuole paritarie non statali a Bologna costano... Eh, al, costano al pubblico 600, pardon, 600 euro a testa. Sì. Quelli che valgono a scuole pubbliche costano 3.000. Per cui, se queste scuole chiudono molti di questi ragazzi cioè, non avendo più il sostegno si più, iscrivono cioè, alla, alla scuola pubblica, più. ci saranno 2.400 euro in più a testa a per testa. ciascuno di questi ragazzi per, eh, per dover pagare la loro scuola. Un po' meno allora, di libertà ci per le è un, che tema, è un tema importante. Devo, la, devo, la, devo chiudere, però vi lascio con un servizio perché abbiamo notato che di questi tempi anche l'abito fa il politico. Guardate: negli anni 90, la cultura pop e la moda entrano anche nell'armadio della politica. Per piacere a destra e a manca, a uomini e a donne, a grandi e piccini, il politico della Seconda Repubblica ha capito che doveva cambiare non solo il linguaggio, ma anche l'abito. Una cornice visiva essenziale per far arrivare meglio il messaggio politico agli elettori. Per la sinistra della Seconda Repubblica, la tenuta sportiva è da sempre quella prediletta, semplice e popolare. Così Veltroni, Dalema e oggi anche Letta si fanno immortalare in tenuta calcistica. Prodi, invece, è da sempre ciclista. Renzi vuole aprire un canale di comunicazione con i giovani ma senza dimenticare i più anziani? Sceglie il look di Fonzi, un giovane ma di un po' di tempo fa e si gioca pure la carta dell'inglese con quella cadenza un po' toscana. When I met for the first time. Poi c'è lo stile militare, quello preferito dalla Russa, ex ministro della difesa. Eccolo in mimetica durante una visita in Afghanistan. Scelte stilistiche memorabili quelle della Lega, dalla celeberrima canottiera di Bossi al verde in tutte le sue forme: camicie, cravatte, pochette, fazzoletti al collo. Segno dell'attaccamento alle verdi montagne del nord. Ma certo il travestimento che il senatore si sarà goduto di più è quello da nobile lombardo in un cameo interpretato in un film su Federico Barbarossa. Questa è la nostra risposta: ti è impazzito. and I... Ma il centro della scena, quanto a travestimenti, è di Berlusconi, inarrivabile estrione della comunicazione politica italiana. Che sia abbronzato con bandana o in versione tonima Manero a porto rotondo, oppure, più di recente, insenato con occhialone da sole scuro in versione uveite, Berlusconi sa benissimo come passare dal latin lover più amato dagli italiani al perseguitato politico vessato dalla Boccassini. Ma nell'abito di scena, persino il cavaliere rischia di perdere il suo primato, a favore di un altro maestro del palcoscenico, Peppe Grillo. Da quando è alla rivalta lo abbiamo visto in tutte le tenute, moscode, rockstar, nuotatore e, soprattutto, predicatore. Mondo!